Ci riconosciamo anche bisognosi del suo aiuto nelle nostre fragilità, nelle nostre piccole mancanze o grandi mancanze. Riconosciamoci tutti quanti peccatori, ci renderà sempre di più umili davanti a Dio e davanti ai nostri fratelli. Lodato Gesù Cristo. È molto bello vedervi numerosi. Ci tuffiamo. Abbiamo preso 300 sedie, ero convinto di... penso che non verranno. Dio, la Madonna ci fanno sempre capire che bisogna non essere ottimisti. No.
bisogna avere il cuore allargato, perché tu qualsiasi cerchi 100, Dio ti dà 1000 se tu ti abbandoni a Lui, se tu ti abbandoni alla Vergine Maria. Perché noi oggi siamo qua per lodare questa magnifica donna, questa magnifica donna. Un applauso alla Madonna. Dove si è fatto vivere un'esperienza mariana bellissima, bellissima in tutti i sensi, in tutte le salse. Veramente è stato, anzi, troppo veloce. Sapete perché? Perché la gioia era tanto, tanta, che subito finiva. E allora ha detto, oh, è passato il mese di maggio e non ce ne siamo accorti, oggi è 31. E allora ecco il Vangelo di oggi, la visitazione. In ogni casa che siamo andati, la preghiera che abbiamo fatto che la famiglia faceva di benvenuto era la preghiera in un certo senso di Elisabetta che accoglieva la Madonna. Oggi noi celebriamo la festa della visitazione di Maria e avete sentito questo Vangelo bellissimo. Fratelli e sorelle, la Madonna da poco aveva ricevuto come visita il cielo, Dio, l'Arcangelo Gabriele, che gli ha annunciato qualcosa di grande. Questo non lo dobbiamo mai dimenticare. Cosa? Che Dio vuole amare l'umanità facendosi carne, facendosi cuore, facendosi mani, piedi, attraverso la carne di questa umanità che è Maria. Il cielo ha visitato la terra, il cielo ha visitato il nuovo giardino di Eden, dove il nuovo Adamo aveva desiderio di ricominciare, di fare nuove tutte le cose. Nell'Apocalisse Gesù dirà questo, il vivente, l'Alfa e l'Omega, faccio nuove tutte le cose, ma sempre attraverso la libertà, la disponibilità, l'amore di qualcuno, in questo caso della Vergine Maria. Fratelli e sorelle, nel momento in cui noi diciamo sì, siamo somiglianti a Maria. E allora ecco che Dio si è fatto carne. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. E fratelli e sorelle, quando si ha l'annuncio di gioia, quando si ha l'annuncio così bello, è impossibile tenerselo per sé. Oggi in questa piazza, come abbiamo fatto il mese di maggio, come è stato fatto anche dai nostri fratelli neocatecumenali, oggi abbiamo annunciato cosa? Non una notizia. Le notizie le sentiamo per telegiornale. Oggi abbiamo annunciato, evangelizzato in questo mese che abbiamo incontrato Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che mi ha cambiato la vita, che ci ha cambiato la vita e che siamo amati. Siamo amati. E allora ecco che la Madonna non poteva tenere per sé questa gioia. Chi è innamorato e non dice questa gioia? Abbiamo detto altre volte dall'altare. Non si è mai visto, mai visto un uomo, una donna innamorata che ha tenuto per sé questa gioia grande di essere felice, di una gioia di aver ascoltato un sì dalla persona che si amava. E allora si prende il primo amico, la prima amica del cuore, il primo amico del cuore, si va e si annuncia. Cosa? C'è una gioia dentro di me, sono felice. Fratelli e sorelle, i cristiani non devono mai essere tristi, mai. Sapete perché? Perché, ma non dico solo i cristiani, tutti gli esseri umani, ma i cristiani hanno la consapevolezza di questo. Sono amato da Dio, sono amato
io, gli cadesse il mondo addosso, Dio mi ama e per me lascia la galassia, per me. E quando Maria ha avuto questo annuncio, ma la prima cosa che ha fatto è andare a portare questo annuncio. Allora vedete che il Vangelo di Luca incomincia con la gioia, con il gaudio, misteri gaudiosi, con il gaudio, in fretta, perché fratelli e sorelle, noi non possiamo tentennare, non possiamo fermarci a riflettere: perché hai scelto me? Perché? Io non merito, io non so, io non qua. Ha scelto te per portare Cristo agli altri, non un altro, ha scelto te, Maria. E allora in fretta, come si dice, tornando, tu che stai bene in latino, Caritas Christi urge nos, la carità di Cristo, l'amore di Cristo urge far sapere agli altri che Dio mi pensa, non ci pensa, mi pensa. E Maria è andata anche per aiutare Elisabetta, perché sapete, quando Dio entra nel cuore, quando la gioia ti viene nel cuore, hai il desiderio di somigliare a colui che ti ama. Ho detto, non so, nella messa dei bambini, non mi ricordo, in qualche messa, non mi ricordo, ma quando vuole somigliare alla persona che ama, vuole somigliare, un papà, un figlio che ama un padre, da piccolino, fateci caso, imita il proprio padre. Una bambina imita, quando sta per crescere, la propria madre, perché chi ama vuole essere come quella persona, perché ama quella persona. Bene, Maria corre nella gioia e si mette a servire. E quando Elisabetta, vi ricordate, anziana, sterile, moglie di Zaccaria, i quali hanno pregato tanto, sacerdote del Tempio di Gerusalemme, pregava però non credeva, anzi, diciamola meglio, credeva ma non era fede. La fede, dice qualcuno, attenzione a quello che vi dico perché è importante, la fede non è credere in Dio, non è credere in Dio, la fede, e lo dico a tutti, bianchi, rossi, neri, gialli, di altre religioni, la fede è sentirsi amati, non amare Dio, sentirsi amati, avere la certezza che Dio mi ama. E allora vedete, quando Maria va da Elisabetta vede questa ragazza, una ragazza con un cuore grande, una ragazza semplice, permettetemi, nel senso più bello, ignorante, nel senso che ignorava tutto il mondo che viveva lì a Nazareth è un paesino. Signore, io ti ringrazio perché ci lasci sempre senza parole, perché tu scegli coloro che noi non avremmo mai scelto, noi puntiamo in alto, tu invece punti in basso e fai innalzare gli umili. Allora ecco che Elisabetta guarda Maria. A che tempo che la madre del Kyrios, della madre del Signore, venga a me? Il bambino Giovanni il Battista ha sussultato di gioia. Vedete, quando la gioia mi viene incontro, mi contagia, ha contagiato Elisabetta, addirittura ha contagiato Giovanni nel grembo. Fratelli e sorelle, chi porta gioia, chi ama, contagia. Se c'è un cristiano che non riesce a contagiare, si deve mettere in discussione, perché non è una fede personale, non è una fede che mi faccio a casa mia. Qualcuno dice, io non vado a messa la domenica, io può pregare a casa mia, ci sono fiero lo sempre di Nalango. Non è questo, fratelli e sorelle, non è questo. E quando io vado a nutrirmi la parola che il prete cerca, perché fratelli e sorelle, guardate, Dio non ha scelto gli angeli, Dio ha scelto uomini peccatori, fragili,
con le loro fragilità, con le loro timidezze, parlare di Dio, parlare di Dio. Ma capite che cosa significa? Capite che cosa significa? E allora, quando qualcuno viene alla Santa Messa, il sacerdote non deve dire nozioni, non deve dire nozioni, non c'è niente a più un libro maestro a leggere e cose, a Bibbia. Il sacerdote deve trasmettere il fuoco dello Spirito Santo, la gioia che Maria aveva. E se il sacerdote o il cristiano riesce a fare questo, riesce a trasmettere con la parola e con la vita, bene, la gioia si moltiplica. Da Elisabetta è passata a Giovanni, da Giovanni a Zaccaria, da Zaccaria a Giuseppe, da Giuseppe a tutta l'umanità, a tutta l'umanità. A che tempo che la madre del mio Signore venga a me? A un certo punto Maria fa qualcosa di incredibile e di bello. Recitatelo spesso il Magnifico, recitiamolo spesso il Magnifico, cantato, pregato, parlato e meditiamo. Perché il Magnificat, primo, è l'umanità in Maria che canta a Dio. È l'umanità in Maria nostra che canta a Dio. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. È l'umanità che sta dicendo: Signore, io ti ringrazio. Perché? Perché tu che non hai bisogno di niente, bene, ti fai poco, ti fai piccolo, umile, per noi, per me. Pensate quando a volte il Papa fa quei gesti, all'improvviso il Papa, oh, stiamo parlando con Papa Romano, di Francesco, a un certo punto si presenta, come è capitato, a casa di una persona, bussa, sono Francesco, piacere, Giovanni. E noi diciamo: il Papa, da me. Sì, il Papa, da te, perché non ci sono privilegi. Dio non ha fatto privilegi. Dio ama, punto. E allora ecco, l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio, il mio Salvatore. Perché? Perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Che cosa significa umiltà? Attenzione! L'umiltà, forse si devono fare più catechesi su questo. L'umiltà significa una sola cosa: riconoscersi pieni di doni, di carismi che non sono nostri e che Dio ci regala. Per che cosa? Per gli altri. E Maria riconosce nella sua vita semplice un dono grande: essere la madre del Signore, diventare la madre del Signore, portatrice di Dio, gravida di Dio. E lei ha detto, perché poi sarebbe un controsenso, scusate, un controsenso, ha guardato l'umiltà della sua serva: d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Macario, felice significa beato. Quando ci sono i beati in cielo, sono i felici. Lei è felice, mi chiameranno felice. Anche se dobbiamo fare una piccola parentesi, la Madonna è la più venerata, ma è anche la più bestemmiata. La Madonna è la più venerata, ma è anche la più bestemmiata. Se parliamo con i nostri amici islamici, loro non lo fanno mai. Se parliamo con altri amici di altre religioni, non lo faremo. Noi cristiani, si ci cara qualcosa in la sacca e qualcuno ci mette un piede su un altro, si schiaccia il ditone, noi scende tutto paradiso. Non dico noi, ognuno conosce la sua coscienza e sa. Chi non bestemmia con me non ce l'ha. Chi invece dice che io bestemmio, oh, ma quello ce l'ha con me? Sì, ce l'ho con te, con te ce l'ho. E allora l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Fratelli e sorelle, chi è pieno di Dio come Maria, guarda il futuro, anche se il futuro è difficile. Anche se la situazione di oggi ci fa dire: ma non possiamo più sperare questo mondo, no, dove passa un uomo, una donna, dove passa la Madonna, tutto fiorisce, tutto rinasce, tutto può ricominciare. Quella situazione che era impossibile, nulla è impossibile a Dio, dirà l'arcangelo Gabriele, nulla, tutto fiorisce.
Questo che oggi vediamo qua, sapete, io stavo seduto dietro quando stavano leggendo, mi sembrava un campo fiorito. Guardate come sono belle queste creature. Mi sembrava un campo fiorito. Ognuno di voi è un fiore particolare. La Madonna viene chiamata, rosa, la rosa, rosa mistica, ognuno di noi è un fiore particolare, ha un'essenza particolare, ognuno di noi può dare un qualcosa di particolare, un contributo a questa terra. Ascoltate me, fratelli e sorelle, il cristianesimo è una cosa bella, bellissima. Guardate, ogni giorno è un'avventura bellissima che succede oggi e non più domani è un'altra cosa. Oggi noi, tutto quello che abbiamo fatto, ahimè anche in negativo, sta già davanti a Dio, già giudicato. Allora, fratelli e sorelle, la Madonna ci insegna il canto degli innamorati di Dio. Il canto degli innamorati di Dio. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome, di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi negli umili. Fratelli e sorelle, il mondo, il demonio già è stato vinto grazie a Gesù Cristo. Grazie a Gesù Cristo, ma grazie a lei. L'ho detto e l'ho ridetto e mi fermo. Sant'Agostino dice un qualcosa di molto, molto, molto bello. Leggetelo, Sant'Agostino. Chi ti ha creato senza di te non ti salverà senza di te. È importante. Ognuno di noi deve sapere che su questa terra è portatrice di un qualcosa di unico, di irripetibile. Ma lo sapete che uno come voi non esisterà più? Qualcuno dice, ma il 99% si dice grazie che ci sei. Ognuno di noi è singolare nella sua vita, e quando diamo il permesso, perché Dio è un Signore, Dio, se noi non lo facciamo, aspetterà fuori la porta del cuore e non entrerà. Sto alla porta del tuo cuore busso, se tu mi fai entrare, meraviglie succederanno, ma se non mi fai entrare, io starò lì, non ti darò fastidio. La porta a terra non la butto. Noi diciamo buttala, Signore buttala, ma Lui ci rispetta tanto. La Madonna ha detto sì, è corsa, la gioia è stata enorme. Da quella gioia davvero il mondo è cambiato, il Vangelo è incominciato a camminare. E ho detto ieri, e lo dico e l'ho detto anche qualche altra volta, attenzione, perché è bellissimo se ci pensate. Questo vale per le donne che già sono pratiche, specialmente chi è mamma, ma vale anche per gli uomini. Siamo gravidi di Dio, gravidi di Dio. Noi dobbiamo essere portatori di Cristo e dobbiamo, è bello, guardate, sotto l'aspetto della fede, far diventare gli altri gravidi di Dio. Dentro di loro dobbiamo far nascere Cristo e la gioia sarà immensa. E allora ringraziamo il Signore. Sono convinto che tante cose belle sono successe nel cuore delle persone questo mese. Continuate, non ci arrendiamo. Le difficoltà ci sono, ma è il bello della vita. Ma ci sono tante cose belle, non bisogna mai fermarsi. Cristo non si è fermato, Cristo ha assunto tutta la gioia qui dentro, qui sopra, e ha detto: dove sono io, sarete anche voi. Se uno vuole amare, deve passare per la croce,
perché chi ama deve donarsi e non è sempre facile, ma dopo ci sarà una gioia immensa che nessuno potrà fermarci. Ve lo auguro, me lo auguro. Sia lodato Gesù Cristo. Ci mettiamo in piedi.